La Russia è il più grande stato del mondo, si estende su due continenti, Europa e Asia. Nella parte europea, da nord a sud, confina con Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Lituania, Polonia, Ucraina e con gli stati asiatici di Georgia e Azerbaijan. Nella parte asiatica, con Kazakistan, Cina, Mongolia e Corea del Nord, è bagnata a nord-ovest dal Mar Baltico, a nord dal Mar Adriatico, a est dall'Oceano Pacifico e a sud dal Mar Nero e dal Mar Caspio. Il confine tra la Russia europea e quella asiatica è segnato tradizionalmente a est dai Monti Urali. Il confine meridionale della Russia europea è situato invece nella regione del Caucaso. È dominato da immense pianure, la più grande delle quali è il basso piano Sarmatico. I fiumi russi sono i più grandi e i più lunghi d'Europa. Da nord a sud attraverso il basso piano Sarmatico, tra questi il Volga, l'Ural e il Don. Poi gli altri fiumi sono l'Ob e l'Ilena. Nella parte meridionale il clima è mediterraneo, il clima invece è di tipo continentale a nord con inverni freddi ed estati molto caldi. Nella fascia più settentrionale il clima è subartico e il paesaggio più diffuso è quello della tundra. Nella parte asiatica è sempre subartico. La Russia conta meno di 150 milioni di abitanti, la densità infatti è bassissima, quasi l'80% dei russi vive però nella parte europea del paese. Negli ultimi decenni la Russia sta vivendo una forte crisi demografica. Ciò è dovuto al fatto che mentre il tasso di natalità è sostanzialmente pari alla media europea, il tasso di mortalità è più elevato. L'unica lingua ufficiale in tutta la federazione è il russo, la religione più praticata è il cristianesimo ortodosso. Nel XVII secolo il potere passò alla dinastia di Romanov, che completarono l'unificazione della nazione e sancirono la nascita dell'impero russo, in particolare lo zar Pietro I il Grande. Questi erano rappresentati dal Partito Bolscevico, una formazione politica comunista. Nel 1924 salì al potere Stalin, che combinò una politica di forte industrializzazione con l'instaurazione di un regime autoritario impostato sul culto della sua persona e sulla repressione di ogni forma di dissenso, fino alla sua morte nel 1953. L'Unione Sovietica divenne così una delle due principali potenze mondiali. Nel 1991, dopo anni di difficoltà economiche e politiche di vario genere, l'Unione Sovietica cessò di esistere per dar vita a diversi stati indipendenti, uno dei quali è l'attuale Federazione Russa. La capitale della Russia è Mosca e l'altra grande città è San Pietroburgo. A Mosca si può visitare la Piazza Rossa, il Cremlino e la metropolitana. La Piazza Rossa è il centro simbolico di Mosca e dell'intera Russia. Questa Cuore del potere politico russo e fino al 1991 di quello sovietico, il Cremlino era una cittadella fortificata, oggi un mostruoso complesso in cui convivono numerosi stili architettonici, da quello tipico russo fino al bizantino e al rinascimentale. A Mosca la metropolitana non è soltanto un comodo mezzo per muoversi attraverso la grande città, ma un vero e proprio monumento da visitare, composta da 12 linee e 176 stazioni. La Russia è una repubblica federale, il suo territorio è ripartito in numerose suddivisioni amministrative con nomi e gradi di autonomia differenti. Le abitanti di origine propriamente russa sono divise in 46 province e 9 territori. Sempre la Russia europea, San Pietroburgo e Mosca, data la loro importanza, sono considerate città federali, non appartengono ad alcuna regione e hanno un governo autonomo. Esistono infine cinque territori autonomi, per questo in molte repubbliche sono forti le spinte autonomiste e addirittura indipendiste. Il potere legislativo è in mano a un Parlamento formato da due Camere, la Duma e il Consiglio federale. L'agricoltura praticata sono cereali, in particolare frumento, orzo, avena, patate e barbabietole. Poi c'è la lavorazione del legname, molto importante la pesca. Ma la vera ricchezza del settore primario è rappresentata dalle abbondanti risorse minerarie. Notevoli ricavi sono garantiti anche all'estrazione del gas naturale. I servizi sono in fase di rapido sviluppo, l'apertura del mercato russo, gli scambi con l'Occidente ha portato una grande espansione nei settori commerciale, bancario e finanziario, anche il turismo è in crescita, la Russia ha una vastissima rete ferroviaria e è molto estesa anche la rete del trasporto su fiumi e canali.